continuano a dirci che non sta succedendo niente. Ne fotte di quel che dicono, le riprese che facciamo. Raccontiamo quel che sta succedendo, cazzo! Per questo noi proponiamo di tornare al nucleare, naturalmente nei tempi, non in 5 anni, perché 5 anni è una bufala, ma in 10-15 anni si può ricominciare, riprendendo il tempo perduto. Ho sentito Casini, un malato di mente, che è andato in televisione a parlare di nucleare, ma il giornalista doveva prenderlo per il colletto a dirglielo. Il federalismo nucleare voleva fare, ogni regione si fa una piccola centrale nucleare, così è autosufficiente. Il nucleare dà il 5% dell'energia elettrica del mondo, sono 490 centrali, il 5%. Se raddoppiassimo le centrali, come vuol far Casini, in 20 anni, perché ci vuole 12 anni a costruirne una, tra 20 anni la domanda dell'energia sarà raddoppiata, bene, in 20 anni 1000 centrali nucleari darebbero il 7,5% dell'energia elettrica del mondo. Con 1000 centrali c'hai problemi di terrorismo, c'hai problemi di sicurezza, se ne salta una non è... Questa gente sta decidendo delle cose gravissime. Sì, sì. Lei è un sostenitore del ritorno al nucleare. Qualcuno dice, ma non è realistico, ormai è andata, eccetera. No, assolutamente, non c'è altra strada per evitare che noi l'energia la si paghi il doppio della Francia e che la si compri proprio dalla Francia che la produce con i sistemi nucleari. No. No, noi prendiamo energia dalla Francia e vendiamo energia, è un mercato, caro amico, è un mercato. Sai perché prendiamo energia dalla Francia? Cosa ha fatto l'Enel per anni, lo sai cosa ha fatto? Comprava energia nucleare dalla Francia di notte, perché loro producono e dovevano svenderla a metà prezzo, a un terzo del prezzo. Con quell'energia l'Enel attivava le pompe sul lago di Garda, con quell'energia pagata a un terzo, pompava l'acqua a 1000 metri del Garda e faceva precipitare facendo l'idroelettrica e rivendendola a noi al triplo. Il lago di Garda andava giù di 10 centimetri ogni notte, il sindaco di Del Garda pensava che fosse la marea, cioè, ma che cazzo di marea? Sono le pompe che ciucciano, è un commercio, nessuno prende, noi prendiamo, vendiamo, prendiamo, soldiamo. Per arrivare poi a inserimenti di centrali nucleari anche nel nostro paese. Ormai dopo Chernobyl non ci sono stati mai altri incidenti e la scienza e la tecnica hanno fatto passi da gigante. Quindi io credo che si debba considerare questa opportunità in modo realistico. E dicono che sono sicure le centrali. Vi faccio una domanda io a voi: se le centrali sono sicure, come mai non c'è nessuna assicurazione al mondo che faccia un'assicurazione a una centrale nucleare? Me lo spiegate perché sono sicure? Per un'assicurazione sarebbe tutto utile, no? Non ci sarà mai il danno? Ah, perché se ci fosse un RC, responsabilità civile, come io sul motorino, obbligatoria per una centrale nucleare, allora il costo di un watt nucleare costerebbe 10 volte di più e sarebbe fuori mercato. Ecco perché il costo viene finanziato e tenuto basso e drogato, quindi le rinnovabili fanno fatica. Il prezzo del carbone è tenuto basso. Guardate, per estrarlo, ci sono 100 morti alla settimana in Cina. Ogni settimana muoiono 100 minatori in Cina per darci il carbone a noi, ma io non voglio. Io mi faccio l'energia come voglio, non la prendo da 1000 chilometri, me la faccio con 4 pannelli, butto in rete l'energia quando non la consumo e la prelevo quando ne ho bisogno. C'è una città in Cina, Yangtze, in un'isola, 2,5 milioni di abitanti, i cinesi hanno fatto una città sostenibile che cede energia alla rete, autosufficiente. I tedeschi fanno le case che cedono energia senza impianti. Fai un buco per terra, esce l'aria a 5 metri, viene sull'aria calda e metti 2 gradi in più d'estate e 2 gradi in meno in inverno. Abbiamo bisogno di queste teste. Non di questi qui che vogliono fare il PIL col cemento, centrali, rigassificatori e centrali nucleari. Questi sono basta, dovete dire basta una volta per tutte. Bene, ma mi devo incazzare io ero un comico. Guarda come sono ridotto. Noi con i soldi dell'Enel, l'Enel fa... No, l'Eni fa 9 miliardi di euro di utile, è il 30% dell'Eni, è pubblica, con i miei soldi è pubblica, Ministero del Tesoro e società di prestiti, come si chiama? Cassa di risposte e prestiti.
Il 30% è pubblica, mi deve interpellare sì o no? Perché devono comprare? Lei ne l'ha comprato due centrali nucleari in Slovacchia degli anni 70, con i miei soldi, contro un referendum che abbiamo fatto 20 anni fa contro il nucleare, contro la volontà del popolo. L'azienda di Stato mi compra due centrali nucleari senza dirmi niente. Siete voi responsabili, perché bastava un telegiornale che lo dicesse, il giorno dopo le azioni dell'Eni andavano giù, se lo sapevamo. Se voi facevate il vostro lavoro, lo scandalo Parmalat, bastava un telegiornale per dire la situazione della Parmalat, bastavano 10 secondi. Siete voi il problema, il grande problema è l'informazione. E il 25 di aprile ci toglieremo una delle più grandi soddisfazioni della nostra vita. Ci saranno tre referendum saranno. Via i finanziamenti pubblici ai giornali, via. Un miliardo di euro, sole 24 ore prende 16 milioni di euro all'anno. Il giornale del liberismo che dice meno Stato e più economia, finanziata dallo Stato, finanziata dalle buste paga degli operai. Il Foglio 5 milioni, il Libero 6 milioni, cioè basta, è finita. Il 25 di aprile o è finita o vado in Svizzera, che cazzo volete da me? Me ne vado. Poi via l'ordine dei giornalisti. Via l'ordine dei giornalisti, c'è solo in Italia, non c'è nel mondo, non credo. Fondato da Mussolini. Ma io devo essere iscritto all'ordine dei giornalisti, devo fare il giornalista, perché io non posso essere un giornalista. Io faccio 380 articoli all'anno, non sono un giornalista, e devo andare lì a fare un esame per entrare nell'ordine. I poeti, cosa ci sei poeta di fare nell'ordine dei poeti? Ma cosa siete scemi? Tre, che la cosa più importante è l'abolizione, perché sono referendum, l'abolizione della legge Gaspari, della fattucchiera Gaspari. La fattucchiera Gaspari va eliminata, quella legge lì. Quindi si ripristineranno le frequenze, perché l'etere è di tutti, l'etere viene dato dallo Stato, cioè da noi in concessione a qualcuno. Bene, Di Pietro ha fatto questa proposta che in tutto il mondo non avrebbe suscitato nulla, di dire uno c'ha una televisione e basta, poi la RAI deve avere una televisione senza pubblicità finanziata dai cittadini, come la BBC. È successo un casino, l'hanno attaccato tutti, ha dovuto smentirsi per entrare nella coalizione. Il 25 di aprile ci dobbiamo riunire, c'è ancora molto da fare, ancora molto da dire, perché è passato l'inverno, è caduto il governo, l'Italia è diventata un inferno. Onorevole, onorevole, questo è disonorevole. Onorevole, onorevole, è davvero deplorevole. I'll be day, ci sei o non ci sei? Questa è la nuova evoluzione della rivoluzione. Alvidei, ci sei o non ci sei? Serve una nuova soluzione, c'è poca informazione.